E ultima più che tutti, ragazzi. Andiamo a completare. Si spera l'ultimo, ma non credo proprio. Missione di questa parte 1. Andiamo praticamente a sconfiggere Arando. Dovremmo sconfiggere, ragazzi. Attenzione, perché se ve lo sconfiggono, lui respawna. Dunque potete avere la possibilità di riammazzarlo. Non so quante volte, non credo infinite. Però comunque respawna lui. Dunque, molto molto easy. Il problema, ragazzi, è che è difficile sconfiggerlo. Io vi consiglierei di farlo ittare dagli altri, perché già prima di questa partita sono morto, perché uno praticamente me l'ha ammazzato davanti, poi sono andato io a uccidere, poi mi è arrivato un altro, insomma. Però c'è gente che lo vuole ammazzare, sto Araldo, dunque non vi preoccupate che la gente c'è. Almeno lo fate ittare, dunque, da quello lì che... E poi lo ammazzate. Cioè, non so se mi sono spiegato bene, ma praticamente voi state lì soltanto a guardare, letteralmente. Voi state lì a guardare il nemico che lo itta, e poi noi andiamo lì e lo killiamo. Vabbè, in questo caso non c'è nessuno, dunque... Guarda, lo sa già questo pezzente qua. Sì, bravo, bravo. Bravo, pezzente. Guarda, mi ha fatto pure incazzare quello lì. Dai, quanto ci vuole? Fai evolvere l'arma. Quella. Alla grande proprio. Certo che la faccio evolvere. Che figata questa roba. L'avevo vista ma non me lo ricordavo così bella bislacca. Vediamo, vediamo, vabbè. Così forse riusciamo a... anche perché dopo un po', esatto, diventa, tra virgolette, immortale, ragazzi, come potete vedere. Dunque, tecnicamente, non so come si possa fare per togliere da questa roba qua. Perché secondo me neanche hitarla funziona. Dunque dobbiamo semplicemente aspettare che se ne vada dal blob, praticamente. Quando se ne va dal blob possiamo iniziare a bislaccarla. Dunque, ragazzi, aspettiamo un attimo. Perché qua è letteralmente immortale, a quanto ho capito. Dunque aspettiamo 1 second. Che se ne va dal blob del Cristo. E magari prendiamo questo. E mo che se ne va dalla sua comfort zone, la sciuliamo. Probabilmente se li spariamo, magari un bel po' di colpi riusciamo a bislaccarla. Però il problema è. Forse. Ah no, forse non devo farmi vedere, forse. Esatto, ragazzi. Praticamente non dobbiamo farci vedere. Non dobbiamo farci vedere, vedete? Perfetto. Sì, non dobbiamo farci vedere, dobbiamo scendere completamente di piano. Vediamo se la prendono. Non la prendo, mi sa. Bene. Ora, ragazzi, cosa bisogna fare? Scendere di qua, praticamente. Perfetto, noi scendiamo di qua. Ora che non ci vede, praticamente, poi ritorna normale. Vedete, guardate, eh. Porco Diaz, trovato le zoccola, vabbè. Un attimo, ragazzi. Oddio. Ha splobato. Vedete? Ora è ritornata normale, tecnicamente. Abbiamo la possibilità di ucciderla. Il problema è che dovrei prenderla con tutti i colpi. La vedo veramente grigia. Allora, vediamo se riusciamo. Ok, forse così sì. Sì, così sì, così sì, ragazzi. Perfetto. Dunque, ora cosa dobbiamo fare? Riandare su. Vedete? Andare a hitarla il più possibile. Dai, let's go! Crepa, meno male, ragazzi. Al pelo, eh. Al pelo. Veramente al pelo. Veramente, veramente al pelo. Infatti c'è un'altra... C'è un'altra missione. Bene, ragazzi. Missione. Perfetto, ragazzi. Missione veramente bislacca. Adesso dobbiamo tenere altri ordini. Purtroppo non finiscono più queste missioni. Non so quante cazzo le nome esse. Sti pezzetti della Apex, spero crepino. Vabbè, tra poco.